Non c'è speranza che la Russia venga sconfitta in alcun modo e anzi raggiungeremo gli obiettivi dell'operazione speciale in modo coerente e persistente. E il ministro degli esteri russo questa mattina a rinnovare gli impegni di guerra con uno sguardo al passato e le accuse all'Occidente a cui rimanda le responsabilità. Gli accordi di Minsk non sono stati distrutti da Putin. Merkel e Hollande hanno ammesso di averli firmati per preparare l'Ucraina alla guerra. Il problema ucraino, ha continuato Lavrov, avrebbe potuto essere risolto 7 anni fa. In riferimento a quegli accordi firmati nel 2015 che prevedevano il cessato il fuoco nel Donbass, il ritiro delle truppe da parte della Russia e una riforma costituzionale sul decentramento territoriale, accordi non rispettati. Colloqui seri in vista non se ne vedono, Lavrov torna ad accusare anche gli Stati Uniti di star manovrando la guerra, l'Ucraina non deciderà quando avviare colloqui perché è chiaramente Washington che sta prendendo le decisioni. Ma tornando al presente, per Mosca il giorno dopo la rivolta scoppiata nella regione russa della Baschiria, a seguito della condanna a 4 anni di carcere per un esponente ambientalista, Fail Alzhinov, a capo di un'organizzazione considerata estremista, organizzazione bandita in Russia anche perché finanziata da fondi stranieri. Un gruppo di oppositori ha manifestato ieri fuori dal tribunale, la polizia ha usato gas lacrimogeni e manganelli per reprimere il dissenso. Tensioni continuano anche in Crimea, dove ieri è scattato l'allarme antiaereo che ha comportato la chiusura temporanea del ponte di Kerch che unisce la penisola alla regione di Krasnodar e l'attivazione della cortina fumogena nel porto di Sebastopoli. E mentre Mosca afferma di aver respinto attacchi aerei ucraini durante la notte abbattendo un drone vicino a Mosca e alcuni missili sulla regione di confine di Belgorod, altre bombe russe sono cadute su Kharkiv provocando un morto. La diplomazia sembra in stallo, ma dall'Occidente nuovi aiuti sembrano arrivare. Il presidente Biden ieri ha sollecitato il Congresso americano ad approvare rapidamente nuovi finanziamenti a Kiev, ammonendo che in ballo c'è anche la sicurezza della NATO e degli Stati Uniti, mentre Parigi ha lanciato una coalizione di artiglieria per rafforzare le capacità militari di Kiev, alla quale dovrebbero partecipare 23 nazioni.